Stamattina sono sceso e mi sono trovato una situazione del genere. Cioè, le previsioni comunque l'avevano detto, però devo ammettere che ero un po' scettico. Non pensavo che sarebbe sceso veramente così tanta neve, anche perché ieri non c'era nessuna traccia comunque. Eppure in una sola nottata è scesa tantissimo. Saranno almeno un 15 o un 20 centimetri, cioè, è una cosa spettacolare. Poi sicuramente poco pratico, perché per le macchine, cioè guardate in che situazione sono. Infatti mi dispiace per coloro che devono andare a lavoro, in un certo senso per fortuna siamo zona arancione, quindi non ci si può nemmeno muovere più di tanto. Farò qualche ripresa cinematica per far vedere questa bellissima situazione. Guardate questo percorso qua, spettacolo. Voglio fare un piccolo test, voglio vedere se si nota molto la differenza nell'utilizzare un cellulare oppure la videocamera in queste condizioni di luce, visto che comunque le condizioni sono molto molto migliori rispetto agli altri giorni. Ho chiamato Irene, le ho chiesto di portare Maya, il suo cane, perché voglio provare a fare delle riprese di lei magari con il cane. E mentre attendo l'arrivo di Irene e Maya, mi sono messo a costruire un mini Olaf, ragazzi. Vediamo se riesco a fare meglio della concorrenza, perché è fatto veramente bene. Sì. Dai, finora non è proprio malissimo, cioè non fa proprio schifo. Manca ancora la testa. Non distruggere il pupazzo. Olaf. Maya, lo... Bastone, Maya. Bastone, Maya. Bastone. Aspetta che gli tolgo il taglio. Aspetta che te lo tolgo. Te lo tolgo. Vabbè, vai a prendere il bastone. Ok, ci stiamo avvicinando, adesso Irene è andata a procurare il naso. In mancanza di carote utilizzeremo la parte marcia dell'albero. Sta venendo, ragazzi. Cioè, dobbiamo cercare di finirlo in fretta prima che Maya lo distrugga. Esatto. Missione compiuta, ragazzi. Olaf ha preso vita. Più o meno. Stupendo. È uguale. Poi li metteremo a confronto. Notate differenze, che tra l'altro non aveva anche un ciuffetto o qualcosa? Vabbè, così è perfetto. E voilà! Voilà! Tre magnifici! Vieni, riporto!